L'idea nasceva un po' anche dall'esperienza di questi mesi, un po' di solitudine, di necessità di ritrovare un po' un contatto con gli spazi che viviamo. E poi nel momento in cui abbiamo cominciato a lavorare insieme, come dire, appunto, abbiamo subito trovato una quadra, abbiamo subito trovato modo di intenderci. E questo è un po' sorprendente, perché proprio un lavoro che nasce in modo così astratto, in solitudine, è bello che voglia in una qualche maniera parlare proprio di un nuovo contatto con altri corpi, con un gruppo, con gli spazi, e questo poi si attui proprio anche nelle sinergie, appunto, che si sono create all'interno del progetto. Questo per me è la cosa più sorprendente, proprio nel processo, al di là proprio del prodotto, ma nel processo proprio delle riprese, del venire alle prove tutti i giorni. È stato molto importante quello. Assolutamente. Sì, il fatto che tu sia venuto praticamente sempre ha creato subito le condizioni perché crescesse insieme questa idea, nonostante io partissi, se vuoi, da un materiale coreografico, non dico preesistente, ma con un'idea alla base già, e qualcosa di già scritto, perché ho attinto anche da un mio spettacolo che si chiama Luci di Carni, che è un lavoro su Caravaggio, ma che si è subito messo, ha avuto l'occasione di essere trasformato per poi invece andare a parlare dei quadri che ci sono dentro il Museo Borgogna, perché non dimentichiamoci che poi la location è stata, credo, anche molto importante. No, credo, ma molto importante. Sì, ma come dicevi tu, anche è stato sorprendente che arrivati qua il materiale si sia sentito subito a casa. Mm-hmm. E in realtà anche vedendo il materiale sono sorpreso, ma anche, come dire, è la naturale conseguenza del lavoro che è stato fatto, che le cose si incastrassero così bene. È come se appunto tutti insieme siamo riusciti a mettere i pezzi del puzzle al loro posto.